Da più di 5 anni si sfidano senza sosta. Ogni sorpasso un'arte, un'emozione pura e cruda. Curva dopo curva, con assetti preparati per la vetta del campionato. Il cuore determinato e determinato. Amici e amiche appassionati di Formula 1, buonasera e benvenuti a Imola per questo quarto appuntamento del campionato Elite targato NTR Group. Un saluto dal vostro Salvatore e in cabina di regia al mitico Ivano. E stasera com'è la sorprendente nonché diciamo mitica Elona. Buonasera ragazzi, buonasera amici in live.
Buonasera, buonasera, Salvo. Mi sa che Lona ha dato qua un forfè per questa sera. Gli amici da casa saranno felici perché sta riposando. Bene, quindi speriamo, insomma, sì, sì, mi raccomando, un commento deve essere incisivo, però non bisogna svegliarla, non bisogna svegliarla, Salvo, mi raccomando. Assolutamente, lasciamola dormire, riposare, naturalmente, non c'è assolutamente nessun problema su questo. Dicevamo, siamo in quella di Imola, no Canada, Salvo. Canada, sì, Imola, sì, questa Imola, sera, Imola. L'avevo vista un pochettino, aspetta che correggiamo un po' piccolissimo problema grafico che andiamo subito a correggere con il pilota in pista che naturalmente è Ciccio, adesso correggiamo anche se gli devo tirare le orecchie. Anzi, giusto, eh? E Ciccio, si vede Ciccio? Ah, ok, no, io vedevo un altro pilota in pista, vedevo... No, nel senso di Imola, è giusto. Sì, no, la pista è, sì, per un attimo, diciamo, mi è comparso Canada. Ecco, ormai sto gioco ci siamo già abituati. A diverse situazioni di panico, quindi vabbè, però Salvo, diciamo, il bug è quello. Allora, selezionato io, me l'avevo selezionato dopo. Se poi è uscito un nuovo aggiornamento, che ne so, un bug che metti una pista e te ne fa un'altra, quello insomma mi era nuova, questa mi era nuova sinceramente, però dai, almeno dai, sto vedendo qui gli acque minerali qui che sta percorrendo Ciccio nel suo giro di lancio, insomma, la pista è questa. Sì, la pista è questa, diciamo, siamo, come dicevamo, in quel di Imola, a pochi chilometri dalla distanza dalla sede della Ferrari, quindi diciamo così un po'... potrebbe portare questa cosa sollievo, diciamo, almeno per capire un attimino come va. Dicevamo, ecco, questo è Ciccio e questo è Nano, c'è da correggere anche, ma mannaggia. Correggiamo, faccio delle correzioni. Intanto, Salvo, Ciccio, ti dico soltanto una piccola news, ha deciso di uscire fuori in pista, ha fatto il giro di lancio, e dopo è rientrato in pista e è rientrato in box. Forse c'era qualcosa che non andava bene nel setting e probabilmente ha deciso di rientrare. Sì, sicuramente vorrà controllare anche un po' quelli che sono, diciamo, non li ha corretti. Pare, io nel frattempo correggo un po' le cose grafiche, Stefano, che c'è un piccolo problemino con dei piloti, andiamo subito a sistemare. Dicevamo, pista questa sui track limits un po' sì, davvero. Allora, sicuramente, Salvo, quest'anno abbiamo visto tutte quante varie categorie piloti in serie difficoltà per quanto riguarda i track limits. Guarda, io ho corso in F1, abbiamo visto più di qualche pilota, diciamo, prendere parecchi secondi di penalità, e da osservati speciali sicuramente, diciamo, la chicane dove delle acque minerali bisogna fare molta attenzione, perché sebbene i cordi quest'anno, Salvo, incoraggiano, diciamo, a mostrarci sopra, però è molto facile prendere taglio, poi dopo è l'ultima curva, diciamo, anzi la penultima curva, quando ci si appoggia un po' a destra, e anche all'ultima, anche lì bisogna fare parecchia attenzione, perché lì è un attimo, Salvo, che prendi l'avviso o qui in qualifica che ti vai a bruciare il giro veloce. Intanto Gianni, il primo pilota, diciamo, a segnare la pole provvisoria con un tempo di 1:15.684, un tempo, diciamo, interessante, ma sicuramente ne vedremo delle belle, Salvo, perché se non sbaglio in F1 siamo riusciti a vedere anche sull'1:14, se non sbaglio, sì. 1:14, insomma, mi pare anche una cosa, anzi, non vorrei dire una cavolata, mi pare anche 1:13, non vorrei dire una cavolata, mi pare di aver visto in F1, non vorrei dire una bestia. No, 1:14, abbiamo visto, quindi davvero davvero grandi tempi. Vediamo un pochettino i ragazzi come si comportano. Sicuramente
avranno dalla loro l'esperienza, diciamo così, del vissuto di altri piloti. C'è anche Panico che oggi in sostituzione prova. Bella questa livrea di Panico, ma sistemate anche lui. Dopo che aggiustiamo un po' sì, sì. I nomi, così intanto ricominciamo, perché Salvo, abbiamo già qualche difficoltà, diciamo, per gli amici da casa che magari non ci hanno seguito negli ultimi appuntamenti, abbiamo dovuto un po' correggere, diciamo, un po' correre ai ripari. Abbiamo notato che c'è una differenza sulle varie scuderie, quindi per il momento stiamo correndo con le vetture, diciamo, multigiocatore. Per questo vedrete le livree non ufficiali, al fine, diciamo, di permettere a tutti quanti i partecipanti di correre ad armi pari. Già primi tempi già interessanti. Zino e Nava sono lì, 1:15:02 per Zino, 1:15:280 per Nava, diciamo, quindi sicuramente andremo sotto l'1:15 sicuramente, perché sulla pista mano a mano si sta gommando, tutti quanti i piloti sono in pista. I tempi, ma secondo me la pole potremmo vederla questa sera già su 1:14:05, 1:14:04 dal mio punto di vista. Ricordiamo che siamo in categoria elite, quindi... elite, no linea, no ABS, no trazione, quindi piloti massima della difficoltà, massimo del realismo, quindi una sfida nella sfida. Sì, davvero molto molto eccolo bravi. Qui Snake 1:14:495 per Snake, l'avevamo preannunciato 1:14:495 al primo lancio. Salvo, un tempo impensabile. Io non so, Salvo, come fanno ad avere questi piloti questi tempi in canna così al primo giro, al primo tentativo, one shot one kill, subito un tempo, un tempone quasi da prova a tempo. Bravissimo Snake. Snake è l'unico, ricordiamo, pilota che potrebbe, diciamo così, mantenere un filotto di vittorie 4 consecutive, quindi staremo a vedere, ecco, se ci riesce. Salvo, mi dicono che arrivando alla sesta vittoria consecutiva tutti gli altri piloti devono pagare da bere, almeno così era a calcetto, se quando si giocava in patronato, non so se è qui in elite, però mi sa che una birra virtuale la potrebbero offrire. Quello è il minimo. Vediamo come si comportano i piloti, intanto stiamo sistemando giusto le ultime. Segnaliamo anche il team Ferrari, diciamo, con la coppia Dario Generale. Dario, Salvo, abbiamo appreso pochi istanti prima della partenza che ha avuto un guasto tecnico, ma veramente proprio alla pedaliera, a un componente, diciamo, della pedaliera, quindi ha dovuto correre ai ripari, correre alle riparazioni. Speriamo, insomma, che sia riuscito, insomma, a riparare. Eccoli in pista, nel frattempo c'è il buon Dieghito Generale, che in questo momento è nel suo giro buono, nel suo giro di qualifica. Leggero bloccaggio per lui, bisogna fare molta attenzione che questi bloccaggi, la parte molto veloce del circuito. Devo dire, Salvo, quest'anno Imola, se gioco, diciamo, parere personale, faccio un po' fatica, diciamo, a digerirlo. Imola rimane sempre Imola, sempre una bella pista, diciamo, sicuramente. Ho visto alcune parti, diciamo, in cui la vettura c'è un po' più trazione rispetto ad altri circuiti. Direi una pista iconica, non poteva mancare quest'anno in questo campionato, nel tuo calendario. Una pista davvero molto significativa, molto particolare questa. Ecco, adesso dovremmo esserci con la sistemazione dei nomi, quindi dovremmo avere la situazione sotto controllo. Vediamo un pochettino se è così. Penso di sì, di aver sistemato un po' tutti. Ecco, andiamo a vedere. Allora, dicevamo con Snake che questo 14.995 Mark Free, che gli ha dato un po' filo da torcere nella giornata della gara scorsa, quindi sicuramente sarà un pilota da prendere
sotto, diciamo, sotto osservazione. Andiamo a vedere intanto i settori più veloci come fa la nostra grafica. Zino ha fatto il... Zino, un'altra sorpresa. Buonasera intanto a tutti gli amici, scusatemi se non, diciamo, non vi ho salutato prima, eravamo impegnati un po' nella sistemazione di alcune cosette, però ci siamo riusciti. Salutiamo Firefox, Riccardo, naturalmente lui già sottolinea il fatto che è una bella pista, è difficile per il track limits, quindi sicuramente sarà un fattore che inciderà molto stasera. Zinno, una grande sorpresa devo dire, così come anche De Ida, due new entry che quest'anno si stanno davvero comportando direi abbastanza bene, anche con Marco Free, con Marco stanno dimostrando di essere davvero piloti di livello. Dicevamo Snake che sta per lanciarsi nel suo tentativo di riconferma quella che è la pole position, per adesso 1:14.495, un gran tempo. Ma chi è Leon? Giuseppe? Chi è Leon? Dario dice chi è Leon? Ecco, non lo conosce sotto questo punto. È Leon e Giuseppe. Mi sembra forse un filo. Snake si migliora di due decimi, primo settore, settore. Gran primo time per Leon. Andiamo a vedere. In effetti, in questo 14.495, primo settore si è migliorato due decimi. Dimmi. Io non so questi piloti, 3 decimi 84, io non so dove vadino a limare questi decimi, salvo sinceramente, perché questo qua è un tempo molto buono, siamo intorno all'1, 14.1. Fa addirittura tempo Fucsia, davvero... secondo settore, Fucsia, secondo settore, Snake. Ha migliorato sia il primo che il secondo settore, va verso la pole position provvisoria, vediamo se la prende. 1:14.014, pole position provvisoria, 5:50 dal termine delle qualifiche, che gran tempo. Ma andiamo a vedere se Mark Free è di questo è video. È alto, Salvo, è alto, quasi, allora, quasi tre decimi. Leon Giuseppe 1:14.749, lui che potrebbe tentare di infastidire il compagno di squadra. No, vai box. Henry quarto, quinto, Zinno per adesso, lì Nava sempre nelle prime posizioni. Assolutamente non devo aggiustare Petragam, ecco, devo aggiustare, ecco che mi era sfuggito. Non Assoman, ma è Petragam, andiamo a correggere subito. Salvo, abbiamo più di qualche pilota che c'ha il numero simile, diciamo simile ad altri piloti. Tanto Dario completa in questo momento il primo settore sotto di 4 decimi, ha parecchio da migliorare sul tempo provvisorio di 1:16.880. Dovrebbe togliere almeno un secondino per riuscire a entrare, diciamo, almeno in zona top 10 della qualifica. Sì, andiamo a vedere Diego. 1:16.694, siamo alla Tosa, curva numero 7, si va verso la Piratella. Ecco qui, questa è una curva di quelle che potrebbe essere oggetto di track limits, quindi da attenzionare, specialmente in uscita. La fa bene Diego, uno con molta, diciamo così, attenzione, si va verso le acque minerali, questo stadio scendi pericoloso in uscita, in accelerazione, ma lui l'affronta bene per andare alla seconda variante, quella di Dario. 1:15.468, si piazza in settima posizione. Buono Dario, buono, quindi ecco qui Mirko che oggi doveva essere dalla partita, purtroppo è arrivato un po' in ritardo, peccato per Mirko, altro pilota sicuramente di livello. Diego forse ha rinunciato, a suo giro vedo procedere un po' lentamente, magari sta cercando di uscire adesso e quindi di tentare il suo giro adesso. Dicevamo di Snake che è l'unico che può avere questa in settimana, diciamo così, c'è stato un piccolo... Cosa ho detto Salvo? Me l'hai gufata. Largo lì, mi sembra track limits al limite, Diego. Vediamo se il tempo non è annullato, quindi sta andando.
arrivato davvero molto vicino al track limits. Diego. Salvo, te ne racconto uno. Durante la gara avevo fatto due avvisi, penso nei primi tre giri del Gran Premio. Mi sono fatto tutti quanti gli stati 30, cosa sono, 36 giri, no? Mi sono fatto gli altri 33 giri, avevo sempre paura a questi track limit, oppure di prendermi questi 3 secondi di penalità. Un'esperienza da non ripetere, sinceramente. Colpo di mal di pancia, un piccolo problema, diciamo così, gestionale per Mirko. Mal di pancia per lui, capita, può succedere. È l'emozione. Salvo di correre con l'elite, è l'emozione. Diego intanto è lì, però siamo a 2 minuti, no assist Snake, andiamo a seguirlo perché non è mai domo Snake, vuole scendere sotto l'1.14, 0.14, ma già tempo strepitoso, sta per riscaldare le gomme. Vediamo Mark Free se si lancia anche lui, sì, mi sembra che si sta lanciando. Nel giro, quindi si sta lanciando a 7 decimi, addirittura un abisso per adesso quello, il distacco di Snake, che sta andando, diciamo così, a mettere un gettone, ma in questa quarta vittoria consecutiva, che sarebbe un record per diciamo, il campionato. Beh, Salvo, ci potrebbe essere sempre maltempo, l'abbiamo visto nel F1, sì, qui in Italia, Imola, il meteo. Imola, diciamo, non tanto, ma la prossima Canada, ragazzi, preparate l'ombrello perché lì pioggia. Nevica. Ha fatto fucsia, primo settore, Snake, Mark Free, occhio perché non ci sta a dar la facile a Snake, bandiera gialla, primo settore. Mezzo secondo sotto. Si migliora, ci vogliono altri 2 decimi, vediamo se li trova qui nella rivazza. Curva che va in discesa, quindi bisogna anticipare la frenata per non, diciamo così, incorrere in un lungo, in un largo. C'è un pilota avanti, Larghetto lì, corregge in uscita, vediamo se riesce a migliorare. 1.14, 427, si migliora, ma non basta per strappare la pole. Intanto Snake, primo settore sotto, anzi secondo settore, primo settore sotto di mezzo secondo. Scusami, mezzo secondo è improponibile, Salvo. Mezzo decimo sotto Snake, potrebbe migliorare ancora. Ora qui arriva, a parte quella un po' più complicata, qui che c'è tutta quanta serie di queste curve in discesa, una forcata, che portano qui questo breve rettilineo, e l'acqua minerali sotto di 1.26, può fare ancora meglio ancora Snake. Salvo, qua questi piloti qua, c'è Pasquale, incredibile, 1.14.0. È ancora lì che spinge, ancora lì. Vediamo qui le ultime due curve a sinistra, la prima, la seconda, in cui si molla soltanto il gas e poi riprenderlo molto meglio rispetto a quella, la curva fatta di Marco. 1.12.13.13.803, Salvo. Pole position per Snake con questo 13.803, signori. Un grandissimo tempo per Snake, vediamo se risponde Mark Free in questo 14, no, mi sembra che va ai box. Giuseppe già ha fatto il giro con 1.14, si è migliorato anche lui. Zinno si migliora anche lui, va sul 1.14.882. Si è migliorato Antonio, seconda forza, poi ne parleremo in campionato con un gran risultato per lui. Snake 1.13.803, ma che tempo, bravo Andrea, devo dire. Henry oggi in sesta posizione, poi Gianni, ma tempi già più umani, Salvo, già tempi già più umani, perché visto tempi di sicuramente, Salvo, gli alieni qua sono Mark e Leo, sicuramente sono i tre alieni. Eh sì, con Dario che si è migliorato, 1.15.310. Dario mi sembra che abbia sistemato un po' il piccolo problemino che aveva con la secondo pedaliera. Me, Salvo, ha anche migliorato, secondo me, la pedaliera, secondo me. Sai, oltre a averla... panico! Quinto tempo, Antonio, gran risultato, 1.15.003. Antonio che oggi... con questa livrea
molto accattivante, devo dire. In casa. Questo qua è Kick Sauber, salvo potrebbe essere. Kick Sauber, penso. Ma salvo, ci siamo. Le qualifiche si sono concluse in questo momento. Sì. Quando avremo l'ufficialità. Vediamo un po', allora andiamo a guardare i tempi dei ragazzi. Sì, salve, abbiamo Snake che stampa la pole position con 1:13.803. In seconda posizione nero, Mike Free. Invece abbiamo la seconda fila con Leon e Zinno. Terza fila per Panico Andri. Quarta fila per Gianni Nava. Quarta fila per Dario Tappo Gaming. Sesta fila per Petrecam Siki. Settima fila per Cliff e Ida. Settima fila per Upip e mi è saltata la scremata, salvo. mi è saltata niente, salvo. E salvo, facciamo un breve spot, poi sì, ci troviamo qui per la gara. Cosa dici? Assolutamente sì. Spot, sorso d'acqua e ci ritroviamo per la gara. Ok amici, siamo tornati in diretta con questo strepitoso, devo dire, tempo di Snake dopo aver vinto in Bahrain, a Silverstone, a Cina, qui ad Imola, se ormai sono quattro. Salvo, stai gustando, sembri tipo Mazzoni, sembri tipo, adesso qua basta, basta, perché metti caso che c'è un guasto tecnico, qualcosa, Pasquale viene a trovarti a casa, sicuramente te lo trovi sotto casa, te lo trovi stasera, se succede qualcosa di male. Intanto ricordiamo ancora, per chi ancora non l'avesse fatto, di iscriversi ai nostri canali social, dove troverete le classifiche, gossip, calendari, news, curiosità, insomma basta cercare NTR Group F1 Crossplay, ci trovate su Facebook, Instagram, YouTube, TikTok e pure in edicola e naturalmente sul nostro OnlyFans anche ci dicono anche OnlyFans, si dicono sì, anche sul nostro canale Twitch, dove dovete attivare la campanellina per essere, diciamo così, informati di quando siamo naturalmente in diretta. Ci siamo. Allora Stefano, andiamo a guardare un pochettino le gomme, salvo. Io sto guardando un po' le gomme. Tutti i piloti, salvo, hanno scelto di gomma media, tranne Leon e Upip, che hanno deciso di partire in gomma hard. Le gomme, diciamo, quelle, le strategie, diciamo, per questa pista dovrebbero essere intorno ai 10-11 giri, massimo 12 gomma media, poi dopo via con le gomme hard, che le hard salvano al volo. Questa pista hanno una vita infinita, addirittura se in allenamento con la gomma hard si potrebbe fare fin dal primo giro, arrivare fino al termine. Eh sì, intanto scorre la classifica con Snake 77 punti, Zinno 34, Monzon 33, Deida 27, Cliff con è passata via la classifica, ma adesso la rimettiamo subito, via
subito, eccola qui con De Ida 27, 24 Cliff, Wave 21, Mark Free 16, così come Nava, Upip 15 punti, 13 per Dio, no assist e Petracam 13 punti, 12 per Gianni, Dario 11, Fabcan 9, Andri 8, Generale Tappo 2, Ciccio e Fid 0 punti. Dicevamo, come detto tu, gomma tutti completamente gialla, tranne che Lion e Upip. Lì certo Lion ha un po' di difficoltà all'inizio, io lo dico sempre, non lo so, una tattica che a me non piace, ecco, quella di partire in gomma bianca, perché sei oggetto, diciamo così, di attenzioni particolari da parte degli altri, che nei primi giri trovi difficoltà, quindi ti può sfuggire, puoi essere attaccato, un contatto, ti giri, insomma. Io preferisco sempre il passo all'inizio e poi vediamo come va la gara, però vabbè, è una mia filosofia di gara, può essere giusta come può essere sbagliata, anche se quest'anno con queste qualifiche in cui la gialla, diciamo così, la rossa la utilizzi ma non la puoi utilizzare in gara, insomma, è tutto una situazione in divenire. Ci siamo quasi per la partenza. Siamo per partire, vediamo un po' come si comportano. Bene Leon, parte bene Mark Free anche con Leon in staccata con Snake. E Dino, partenza super. Partenza super. Subito partenza con Leon, Panico, Gianni e Nava lì affiancati in curva 1, riescono a sfilare un po' tutti, ma già i piloti ci hanno abituato, questi dell'Elite, a essere davvero dei super professionisti. La partenza, come dicevamo, il dettaglio delle gomme già l'abbiamo un po' chiarito. Allora andiamo a vedere con Snake che fa una super partenza, Mark Frizzino subito in terza posizione, Leon, Panico, Gianni, Nava, Tappo, Andri, Dario subito decimo, Petracam, Siki, Upip, Deida un po' in difficoltà, le acque minerali lì. Vediamo, riesce a prendere Cliff il sopravvento, De Ida forse un po' in difficoltà, Dieghito generale in 18ª posizione. Quello che non sembra, Stefano, avere difficoltà è Snake, anche se Snake e anche Mark Free salvo, no, si sono proprio ingarellati loro e due, proprio davvero. Mark Free non si vuole far perdere di vista, Snake l'ha messo nel mirino, ora salvo, già dal prossimo giro sarà possibile utilizzare il DRS. Ne vedremo sicuramente delle belle tra i due. Nel frattempo Mark Free utilizza tutta quanta la scia, però ancora prematuro qui l'attacco. Sicuramente nel prossimo giro potrebbe tentare un attacco il buon Marco e il buon Pasquale, dovrà fare attenzione. Sì, sembra subito già aver la scia del DRS Mark Free, quello è molto importante. Zinno sta cercando di aggrapparsi a questo tandem di testa, Snake e Mark Free, con Leon che adesso sta andando in temperatura le sue gomme. Certo, lui diciamo non ha avuto difficoltà in gomma bianca, sembrato essere a suo agio. Dobbiamo vedere poi il discorso delle safety car, perché questa è una pista anche per quelle che sono le safety car un po' di alte come potenziale per poter entrare. No, salvo, dai, non svegliamo qualche donna qua, che abbiamo memoria, ormai è già troppo sonno, quindi facciamo riposare. Nel frattempo Snake sembra aver preso un po' un minimo, diciamo, di vantaggio, diciamo, fuori da quei minerali, 7 decimi, vediamo se gli servirà, diciamo, per poter difendersi dal ritorno, diciamo, del buon Marco. Il giro veloce per Zinno, giro veloce, ha spinto un po' su DRS, ora Mark Free si prende l'esterno di facilità, Snake sembra aver agevolato quasi il sorpasso del pilota. Sì, molto molto, ormai Snake, ma è un paio di anni che corre con noi, all'inizio era molto focoso, diciamo così, come pilota, adesso sta iniziando ad assumere quella consapevolezza, quella forza che gli permette anche di ragionare, sì, mi faccio superare, mi metto dietro e aspetto, diciamo così, la situazione migliore, perché purtroppo quest'anno, questo gioco, quando ti trovi dietro non hai tante, diciamo così, non riesci a staccare il pilota dietro quando sei avanti, quindi no. hai un po' un margine basso
nel cercare di staccare il pilota che si trova dietro. Ricordiamo che siamo qui in modalità elite, quindi i piloti corrono senza nessun tipo di aiuto, come la mamma le ha fatti, si dice. Quindi non c'è trucco, non c'è inganno. Corrono a vista, Salvo, si potrebbe dire che navigano a vista, diciamo, i piloti alcun tipo diciamo, di supporto, di aiuto. Devo anche, dire, anche per i riferimenti. Sì, mi sta impressionando Zinno, Antonio, perché è molto. Non è distante. Attenzione, Snake. Snake subito su Mark Free, ha tentato il dip, ma forse concede qualcosina perché ha dovuto correggere traiettoria lì. Diciamo, Salvo, che in curva 1 è difficile, diciamo, sorpassare, ci serve anche un po' di collaborazione, diciamo, da parte dell'altro pilota. Diciamo, qui Marco è stato bravo anche lui a far passare Don Pasquale. Sarebbe stato un peccato al quarto giro compromettere la propria vettura. Però, Salvo, ti segnalo però che Marco, soprattutto il primo settore, ha una guida davvero molto nervosa, deve far più sui cordoli, perché visto la sua vettura più di qualche volta un po' sbandierare, diciamo. Intanto salutiamo l'amico Toti De House Player, amico di Giuseppe Lion, che adesso in quarta posizione, sicuramente fa il tifo per lui, che è partito in gomma bianca, quindi una strategia sicuramente diversa da tutto il resto della truppa, dovrà fermarsi dopo per poi avere gomma gialla e quindi sfruttare un po' la situazione della performance della gomma medium nella seconda parte di gara. Intanto Lion giro veloce 1:17.292, Nava in quinta posizione, è riuscito a passare un ottimo panico che sta provando in modalità elite, e lì ritorna intanto il contrattacco con Nava, che in uscita del variante tamburello forse riesce a ripassarlo. Nori con Panico e Nava, i ferri corti, dietro c'è anche Dampo Gaming, adesso sono alla rivalsa con alla corsa con Gianni, Endri, Dario in decima posizione, Siki in undicesimo, dodicesimo è Cliff, Petra Cam, poi No Assist, Pip, Ciccio, Generale e Deida, forse qualche problema tecnico, non vorrei davvero che lì vederlo lì dietro Deida, che ricordiamo quarto in campionato, è strano, quindi forse qualche piccolo problemino per lui. Mark Free insegue Snake, ma Zinno non molla, Stefano, sta ritornando anche Lion, si sta formando uno quartetto, quindi gara molto incerta. Nava non è distante, a 4 secondi dal quartetto che sta andando. Marco davvero molto vicino, sorpassa prima del traguardo Snake. Eh sì, attenzione, perché adesso c'è Zinno che tenta un attacco su Snake, riesce a passarlo con Lion che si mette lì in modalità caccia. Gran sorpasso di Zinno nei confronti di Snake, forse un po' sorpreso dall'attacco. Attenzione, perché c'era girato, sì, Zinno ha commesso un errore in frenata, Snake ne approfitta subito, Zinno è arrivato pedino lungo lì, ma che gran controllo che ha fatto in derapata stile rally game, ha fatto davvero un controllo davvero quasi. L'ha intraversata Snake, ha avuto degli ottimi riflessi per poter scansare l'avversario. Ringrazia il buon Mark Free perché ora ha guadagnato 2 secondi. Due secondi. Adesso si fa interessante per Stefano, perché comunque Mark Free il passo ce l'ha. Vediamo se Snake ha la forza di andare a ricucire. Questo è un po' quello il tema che parlavamo anche nelle altre categorie, quando si battaglia chi ne trae vantaggio è sempre quello che è davanti, perché quando battagli un po' qualche decimo lo lasci. Sì, sicuramente, guarda Zinno quanto veloce era, guarda come gli ha risucchiato la scia a Snake. Dopo, Salvo, ho notato anche una cosa, che se si perde un po' il trenino del DRS, quell'inseguitore, diciamo, senza l'ala mobile, si paga, diciamo, quasi mezzo secondo a giro, quindi sarà fondamentale riuscire a mantenere, diciamo, rimanere sotto al secondo. Però devo dire, Salvo, che Snake ha già recuperato già 9 decimi in confronto di Mark,
Quindi già dal prossimo giro, secondo me, potrebbe già riprendersi un po' l'ala mobile. Tanto Zinno non molla, ha fatto forse un gol. Intanto Tappo Gaming, prima penalità, 3 secondi per Track Limits, somma di ammonizioni per il buon Francesco. Per adesso prende i 3 Errore di secondi. Maestri, errore fuori dai minerali. Eh sì, infatti 4 decimi, guarda quanto ha recuperato Snake che è un diavolo, non molla neanche un centimetro, sa che può essere un treno molto buono questo. Intanto Nava sta recuperando, 4 secondi, era 4 secondi e 2, sta guidando un trenino, intanto Leon passa Zinno e si porta in terza posizione, le due Aston in diversa strategia. Tappo, attenzione Nava, Nava, problemi, problemi per Nava, problemi per Nava, Tappo lo ha passato. Qualche problema, panico, intanto penalità, Tappo è riuscito a passare Nava e portarsi in quinta posizione, 4 secondi e 2, non sono distanti, non sono distanti. Una gran lotta questa, siamo al giro numero 8, sta andando via con Mark Free, sempre che guida questa round 4 di Imola di Devo 18 dire la tappe. verità, i piloti che vedo meglio in pista al momento sono Snake e Leon, perché hanno la vettura che non si scompone, mentre abbiamo visto poco fa anche qui in questo momento Mark Free che l'ha sbandierata, si prende 3 secondi di penalità, e anche Zino prima che l'aveva intraversata. Lo dicevo, Salvo, Mark Free veloce però non così pulito come invece sono i due piloti Aston Martin. Sì, qualche errorino lo sto facendo, forse un po' al limite con È le in crisi, gomme, Salvo, un è po' in in crisi con le crisi, in crisi. gomme, ha cercato forse di dare un po' troppo, di chiedere un po' troppo alle sue gomme. Attenzione perché adesso Leon passa Snake e si piazza in seconda posizione con Attenzione, Snake che va attenzione, attenzione, si lì. toccano. Attenzione, c'è un contatto tra Leon e Mark Free. Mark Free costretto a un fuoripista con Leon che è riuscito a prendere la posizione, ma Mark Free è sempre lì. È stato questo contatto tra Leon e Mark Free, è andato fuoripista. Mark Free fortunatamente non ha riportato grossi danni, almeno così dalla No, Salvo, visuale. rotta. E 3 secondi anche per Nava. 3 secondi per Nava, cominciano un po' a, diciamo così, affiorare le penalità dopo il nono giro, saranno davvero molto importanti non prendere penalità perché lì in questa pista dove sei un po' molto vicino. Nava sempre a 4 secondi e 3 con un Tappo Gaming e Nava che si sorpassano e controsorpassano. Bene Gianni, in settima posizione, Panico, ottavo, Endri, nono, Darius. Cioè, attenzione, si è girato Endri, che controsterzata che ha fatto. Un effetto pendolo per Endri, proprio nel momento in cui l'avevamo inquadrato, è uscita della rivazza, curva 2, 19, è andato in effetto pendolo. È riuscito Dario, non so come. Tanto Tappo Gaming, problemi, problemi per Tappo, visto un fuoripista. Per Francesco, vediamo si riprenda subito. Salvo, ci stiamo avvicinando al decimo giro e le gomme gialle incominciano a accusare un po' i segni, diciamo, di usura, ed ecco qui arrivano già i primi errori da parte di Nava, di Tappo Gaming. Quindi, Salvo, io fossi in loro, quasi quasi un'idea di entrare in box, me la farei. Un undercut qui è davvero, ormai l'abbiamo capito, è molto potente l'undercut in questa pista. Anticipare è sempre meglio che posticipare. Con Endri che prende anche lui penalità, 3 secondi. Io fossi Snake rientrerei questo giro. Vediamo come la pensa Snake. Sicuramente Mark Fritz ci dovrà pensare. Perché ecco Snake, Box, vai Snake, box, box, box. box, box per Snake, il furbacchione diciamo Grande mossa questa qua. eh sì, Grande mossa. l'undercut qui io al posto di Mark Free a questo punto entrerei in box, al posto di Mark Free lo marcherei a uomo.
Vediamo, sicuramente quello che può decidere un po' delle sorti della propria gara è Lyon. Lyon, salvo con questa strategia invertita, diciamo, si trova in una posizione ottimale, diciamo, a tutte quante le carte regole per far bene. Ah, peccato la Super Snake che riesce. Le vetture di generale, Noasit, Petrecam, Pip, quindi rientra un po' nel traffico, quindi forse l'undercut, salvo qui, forse non sarà così potente, forse qui. Eh sì, purtroppo un po' nel impalagliato nel traffico, vediamo Snake dove subito... entra Snake in fila, diciamo, generale, vede Pertugio, ci si fionda dentro, sa buon Pasquale che deve assolutamente spingere al massimo per poter, diciamo, rendere efficace questo rientro in box anticipato. Eh sì, perché adesso vediamo cosa fa Mark Free. Non entra così come neanche Zinno, e allora andranno verso il 12-13, 13esimo giro. Intanto Lyon ha preso quasi fuori zona DRS, no, Mark Free aziona il DRS, quindi ancora non è fuori DRS. Poi è demoniato, salvo fuori dai minerali, si è mangiato no assist e ora è già nei tubi di scarico di Pip. C'è un gioco da ragazzi, lui adesso attaccare il pilota. Eh sì, vuole subito recuperare, vuole andare subito. Snake Gialli in decima posizione, vuole andare subito a recuperare. Adesso c'ha 12 secondi di distacco da Dapo Game, quindi pista libera per Snake. Può sicuramente dar forza a questo undercut, vediamo se ci riesce. Con Lyon, Mark Free, Zinno, Nava 6 secondi e 7, Gianni quinta posizione, Panico sesto, Siki settimo, Dario, Franco Bollato ai tubi di scarico di Siki. Buona gara anche per Dario, è riuscito a mettere per adesso la sua Ferrari in ottava posizione, Tappo Gaming nono, Snake come dicevamo in decima posizione, Upip undicesimo, no assist dodicesimo, Dieghito generale buono, Mark Free 10 secondi, no, Mark Free 10 secondi in corsia box, penalità questa molto molto difficile. Salvo, bisogna fare attenzione, quest'anno le penalità ai box sono raddoppiate, quindi a maggior ragione conviene piuttosto salvo entrare un po' entrare più lenti. Sì. Peccato Snake, giro veloce 1.16, 861, sarà davvero difficile adesso per Mark Free cercare, guarda dove è uscito. Sì, è dietro, a mezzo secondo salvo, a mezzo secondo da Snake, salvo, e l'undercut non ha pagato così tanto perché, come dicevamo, Snake ha incontrato traffico, un po' di traffico. Certo, adesso con questi 10 secondi di penalità Mark Free dovrà ragionare un pochettino sulla sua gara e cercare almeno di farsi trasportare fuori dai famosi 13 secondi, anche che se non sarà facile, perché 13 secondi sono una bella mazzata. Mark Free anche altri 3 secondi. Salvo, si è deconcentrato, ma è stato. Sì, Marco deve stare tranquillo. Ha tutta la potenzialità per cercare di far bene. Peccato per Marco, ma questo lo sapevamo, una pista molto difficile per i track limits. Zinno intanto, Franco Bolla sempre, Lyon 3 secondi, Nava, immenso Nava, Marco guida Gianni con Dario che va in box, box per il pilota Ferrari che mette gomma bianca ed esce. Con Panico che è uscito anche lui, ha buttato gomma gialla. Antonio escono dietro con Dieghito generale che ancora non si è fermato. Ha davanti Upip e no assist in una bella battaglia. Dieghito, devo dire davvero, oggi lo vedo bene oggi Dieghito. Stiamo un po' a vedere perché queste gomme medie così a lungo, però salvo prolungare, montare una gomma rossa addirittura che non si era mai visto, no, non lo so, ma sembra difficile qui, gomma rossa davvero dura 5-6 giri, poi boom, crollo Mark Free, anche 3 secondi, 19 secondi salvo, cominciano ad essere un po' tantini.
Dino Box. Dino Box, Mark Friat. Altri tre secondi, no. Si sta innervosendo Marco, deve assolutamente cercare di trovare la calma. La stava perdendo l'ultima curva, Salvo rientra in box in questo momento, altri 10 secondi, Salvo penso che si ritirerà. Peccato, infatti sì. Ritiro. Si è nervosito Mark Free, peccato per questa gara che si era messa un po' bene per lui, poi c'è stato questo piccolo, diciamo così, questa penalità che gli ha un po' tagliato le gambe. Peccato. Leon sempre in testa con Nava in seconda posizione, Gianni lì, naturalmente Leon rientrerà al 20° giro, questo un po' dovrebbe essere il limite per l'ingresso ai box per Leon, così come Upip, Upip non si è fermato, anche lui partito in gomma bianca. Diego generale in settima posizione, non si è fermato neanche Diego, 16 giri cominciano ad essere un po' tanti. Infatti panico subito all'attacco di Diego, riesce a passarlo, gomma molto performante per Panico, che lui ha fatto il pit da poco, sta arrivando anche Dario con dietro Siki, Henry, tappo chemica, attenzione Snake e Nava. No, Nava va in box, ecco, quindi Nava va in box con 10 secondi, però Stefano, 10 secondi... La stava perdendo Snake, la stava perdendo, cavolo, deve fare attenzione, in curva 2, fuori da curva 2, che lì verrebbe spontaneo rimanere sul gas, però deve fare attenzione in curva 1 e 2, salvo con questo gas, perché se si toccano i cordoli è un attimo bello. Pasquale ha tutte le carte in regola per poter giocarsi a vittoria insieme al suo compagno di squadra, deve fare attenzione. E dicevo sono 23 secondi di distacco, quindi al limite per un pit, quindi comunque non è molto distante da Leon, da Snake, quindi uscirebbero quasi al photo finish e poi di sicuramente Leon con la gomma bianca e Snake con gomma gialla, insomma cambierebbe un po' la storia, però vediamo. Gianni vai box, Zinno ritorna in quarta posizione, un ottimo Panico in sesta, Snake naturalmente adesso passa Gianni e adesso deve guardare il cronometro, perché se scende sotto i 20 secondi e allora qualche secondo di margine ce l'ha per rimanere avanti. Panico intanto in quarta posizione con Nava quinto, Gianni esce sesto, un ottimo Dario settimo, Pip ottavo, Siki, Henry, generale rientrato in box, eccolo qui in 13ª posizione, forza De Guito, Cliff 3 secondi di penalità, ottimo Petrecam senza penalità, Peppino in 12ª posizione, Siki, Henry, c'è del traffico qui con Siki e Upip. Upip ancora non si è fermato, quindi un po' in difficoltà con le gomme, dovrà un po' valutare. Attenzione bandiera gialla, il pilota si è girato sul primo settore e adesso Snake 21 secondi, Stefano, ha mangiato un secondo. Incomincia un po' a calare la gomma, 3 secondi per l'inizio per lui. Questa è davvero un peccato per Leon, 3 secondi di penalità per Leon Ciccio, 3 secondi di penalità anche per lui. Ciccio si ritira, attenzione safety car, incredibile, safety car cambia tutta la storia adesso qui cambia lui completamente la storia, sicuramente qua cambia. Adesso sarà un grosso problema perché deve rientrare sicuramente Leon, forse ce la fa perché sono 25 secondi, forse sì, ce rientra la fa, perché... sì, ce la fa, forse ce la fa,
Ma io salvo, se fossi anche Snake, rientrerei anche Snake, io metterei una media nuova, visto che... 18. Dipende, perché Zinno se non entra in box, insomma. Ma Vedi. ce l'ha il passo Pasquale, ce l'ha. Ce l'ha il passo... Andiamo. Stefano, ti volevo dire che il tuo audio salta. Tanto Pip, 3 secondi di penalità per lui. Ho visto Deida anche 10 secondi per limite di velocità e box anche lui. Peccato, vediamo Snake. No, Cosa fa? Snake Snake no, un non si pistone. ferma. Non, diciamo che non può fermarsi, rischierebbe tantissimo. Vediamo se in effetti si mette davanti al compagno di squadra. E in effetti è così, si mette davanti. Sono dei piloti doppiati. Con Zinno che arriva. Panico, Nava, Gianni, Dario, Sicchi, Upip, ecco si ferma naturalmente Upip, si ferma Dappo Gaming, anche così anche Endri, generale potrebbe recuperare qualche posizione. Eccoli qui, safety car con Leon, Snake, Zinno, Panico in quarta posizione. Adesso si andrà fino in fondo. Salvo, diciamo, safety car provvidenziale, diciamo, nei confronti di Lino, ha azzeccato, diciamo, il timing, sicuramente. Eh sì, anche se comunque aveva 20 e passa secondi di stacco, poteva farcela tranquillamente. Diciamo, Salvo, che questa safety car va un po' a rompere un po' le uova, diciamo, nel paniere a chi ha i secondi di penalità, perché Eh sì. adesso Premia riavvicina tutti quanti. Quindi peseranno ancora di più. chi è che non ce li ha i secondi di penalità, Eh quello sì. sicuro. Eh sì. Quello sicuramente. Occhio perché Zinno è in terza posizione, Snake Leon ha la penalità di 3 secondi. Quindi sicuramente dovrà ragionare sotto questa ottica, anche se poi dietro sia Panico che Nava hanno la penalità, lui ce Salvo, l'ha però già bisogna fare dentro. attenzione, perché tra Snake e Zino c'è una vettura doppiata. Tra Snake e Zino c'è una vettura doppiata, dovrebbe essere quella di Cliff. Sì, è la vettura di Cliff. Quindi, diciamo, Leo e Snake sono, tra virgolette, come, permettimi il termine, avvantaggiati, diciamo, di avere Ma questo questo doppiato che li potrebbe difendere dal ritorno di Zino. Brutta anche sta cosa qua, salvo che il doppiato non si può sdoppiare e il doppiato ormai si trova in una sono situazione anni scomoda. che preghiamo di far sistemare sta cosa, è quasi No, ma è un impossibile. peccato anche per lo stesso Cliff, perché se lui si trova in sedicesima posizione è praticamente relegato, dovrebbe sorpassare gli avversari e ridoppiarli, come ne so, raggiungerli, Eh capito? sì. Diventa Stefano, un po'... siccome c'è poca gente che lavora in EA, due erano le cose, o ti facevano sdoppiare il doppiato o facevano i guanti nuovi di Lazzi. Una Ma delle quanti due. latifi sono belli, i guanti di latifi. Quindi preferisco i guanti di latifi. Il prossimo anno vanno come ogni anno, no? Il prossimo anno Ma andrà io meglio. non so se gliela rinnovano la licenza. Ci sono voci di corridoio che, diciamo così, danno che non dovrebbero rinnovare. Salvo, scusami un attimo, abbiamo il nostro programmatore, abbiamo all'interno dello staff, Ma lo no? E facciamo? diamogliela. Allora, ragazzi, Perché? apriamo un canale, facciamo delle donazioni, acquistiamo noi, diciamo, la La licenza licenza. Formula 1 e diamo in mano a il buon Ivano, che ci pensa lui, insomma, a fare il gioco. Ma già mi immagino questa bella mod per Mario Kart. Beh, sicuramente sarà molto divertente, sicuramente. Giro numero 21. Penso che la safety car dovrebbe rientrare. Vedo due piloti lì dietro. No assist,
in generale stanno andando a ricucire per un pilota box. Non so se è Tappo Gaming, ecco, è Tappo Gaming, quindi Tappo Gaming che è rientrato ai box. Modifica strategia per lui. Safety car dovrebbe rientrare in questo giro. Vediamo se un po' adesso siamo. Allora abbiamo, Salvo, giusto per la cronaca, Leon che ha gomme medie nuove, mentre Snake ha gomme hard con 10 giri sul groppone, Zino ha gomme hard con 6 giri sul groppone, quindi è un po' da seguire questa storia qua, eh? Un po' da seguire. Se il cane rientra in questo giro, ecco quello che potrebbe essere avvantaggiato, sicuramente Leon. Dobbiamo vedere, è avvantaggiato, ma questi 3 secondi di penalità che potrebbero, si possono, diciamo, vedere così, diciamo. Potrebbero essere importanti, staremo a vedere. Intanto attenzione a Snake, attenzione, davvero troppo vicino al compagno di squadra, sta arrivando quasi al fondamento. Che deciderà di dare lo strappo, lo dà nel momento giusto, quello è la curva precedente, perché li metti tutti in fila e non dai nessun tipo di vantaggio. Partire dopo sarebbe stato un vantaggio per gli altri, invece guarda, parte Leon con quasi un secondo di distacco. Nava subito su Panico, riesce a portarsi in quarta posizione, adesso comincia con Cliff, forse si è un po', ecco lì, si sposta giustamente, correttamente Vito, si sposta. No, Cliff ha fatto bene, Cliff ha fatto molto bene, Cliff ha fatto, è partito perché... giusto e si è messo, diciamo, si è spostato al momento giusto, bravo, bravo. Petracam, 3 secondi di penalità e adesso Snake, basta solamente marcare a visto Leon, non serve superarlo, basta rimanere lì a 3 secondi e sicuramente, diciamo così, avrà la vita facile. Attenzione perché Nava lo vedo in palla già subito dietro ai tubi di scarico di Snake. 3 secondi Snake alle acque minerali, 3 secondi, adesso ci vuole il sorpasso, e adesso ci vuole il sorpasso per Snake, adesso ci vuole il sorpasso per prendersi la quarta vittoria di fila. Un boccone di sollievo per Leon questo dei 3 secondi per Snake. Eh sì, ora Salvo Pasquale, dopo che l'hai guffata partita quanta la gara, adesso qua Pasquale dovrà fare il suo passo in pista, dovrà sorpassare, dovrà raggiungere Salvo. Ma vedo ancora scritta safety car, forse è un bug del gioco. No, è un bug, ormai ci abbiamo fatto caso, è un bug. Nava passa Zinno, si porta in terza posizione. Naturalmente Zinno può giocare con il discorso della penalità, perché Nava c'ha i 3 secondi, i primi 3 piloti tutti e 3 con 3 secondi di penalità. Occhio perché Zinno è senza penalità, eh. Un secondo e 4 adesso Erminio da Leon. Quindi qui deve stare attento. Dario è risalito in sesta posizione, gran Dario, attenzione perché c'è Sighe Gianni, piccolo contatto alla piratella, quasi destabilizza la vettura Gianni con Endri in nona posizione. Upip undicesimo, Tappo Gaming, Deida, Generale, No Assist e Cliff. Per adesso lì, un secondo e mezzo, sta volando lì, un occhio perché poi ci potrebbe essere il crollo della gomma gialla. Zinno senza penalità e per adesso è ancora affiancato, diciamo, ai 3 secondi di Snake. Salvo, qua adesso lì sta facendo un po' valere un po' l'abilità della gomma media, come dicevi ben te, bisogna vedere sopra quanti giri rimarrà bella fresca. C'è anche da dire, Salvo, che quando comincerà a calare la gomma media, anche le gomme di Snake cominciano un po' a risentire dell'usura. Attenzione Gianni, arriva lungo Gianni lungo alla prima variante, preso un po'
taglia fuori, occhio perché passa sia De Ida che Upip, riescono a passarlo, un fuoripista per Gianni, riuscito con Dieghito Generale adesso in tredicesima posizione. Tappo Gaming con... pioggia, visto delle gocce. Ho visto delle gocce. Ah, 24esimo giro, occhio perché cambia la situazione, pioggia in pista, vediamo. In cielo intanto è cubo, non vedo. Agli acque minerali, giù dalle acque minerali comincia a piovere. Incredibile, cambia la storia, Gazziano, 3 secondi di penalità, cambia la storia in questo Gran Premio di Imola, cambia la storia, qualche goccia di pioggia, Lyon adesso a 2 secondi e mezzo, Nava 2 secondi e 6, Zinno quarto, Panico in quinta posizione, Siki, Dario senza penalità, occhio perché Dario senza penalità, e infatti qualche goccetta la pioggia la vedo, certo ancora non è... No, Nava, problemi per Nava, forse dovuto anche, come dicevi tu, alla pioggia, sì, vediamo. Bisogna stare attenti adesso, può cambiare. Snake adesso già, salvo già Snake, già più parsimonioso col gas, alzato un po' il distacco, è a 3 secondi da Lino, sta cominciando un po' a alzare un po' il piedino, è un po' più delicato, sì, sul gas. Attenzione perché Zinno adesso, Panico è riuscito a passare addirittura anche Zinno, sì, vedo adesso qui alle acque minerali pioggia, buono Antonio, davvero in grande spolvero qui, sì, vedo delle gocce, in difficoltà Zinno, sì, chi sta risalendo, ma anche Dario, occhio perché vedo un pilota, forse Petracam, qualche problemino di aderenza, ma Dario sesto, siamo al 25esimo giro, ne mancano 7 al termine, qualche goccia sta comparendo, non tengono le gomme, forse sta anticipando, forse intermedie, Fabio. Non ho visto il messaggio di DRS disabilitato, intermedie per Pasquale, intermedie, incredibile, cambia la storia qui a Imola. Vediamo, Salvo, se Pasquale ha avuto l'intuizione, diciamo, il genio. Zinno è sprofondato, Panico, anche lui forse errore, 14esima posizione, Zinno per adesso è secondo. Siki, Dario è quarto. Occhio perché non bisogna commettere errori, c'è davvero, sembra Brasile di ieri, non so se l'hai vista la gara. Attenzione, una vettura in pista, mamma, una vettura in pista, Salvo, sta facendo retromarcia, mamma mia, mi sono visto Snake che andava a collidere con questa vettura, mi sembrava che fosse Tappo Gaming, nota perché forse quella è, non lo so, non si capisce più niente con queste grafiche. Incredibile, siamo al 26esimo giro. Secondo me, se Dion va di questo passo, perché ha 9 secondi di vantaggio con Zinno. Attenzione che Snake adesso ha traffico davanti, c'è la vettura di De Ida che è andata a collidere con quella di Petracam, qui là con i minerali, deve fare massima attenzione qui Snake, perché le vetture con gomme slick non tengono più la strada. Guarda qui adesso qui in accelerazione come va ad affiancare, so passare ora facilmente, però deve fare attenzione qui Pasquale, deve fare attenzione qui all'esterno, arriva il contatto con la vettura di Petracam. Adesso è pioggia, secondo me adesso con Dario va, anche lui è box, Dario è box, 27esimo giro, potrebbe cambiare la storia, non rientra Lyon, non rientra Zinno, non rientra Siki, Nava, anche lui, Gianni, Andri, Upip, 10 secondi di penalità ai box, queste sono tutte regalate. Generale Diego è ottavo, con un, diciamo così, un controllo davvero molto buono di Diego. Snake è nono, bisogna capire se riuscirà. Dimmi Stefano. Ho paura che sia per le condizioni, quest'anno abbiamo visto che il gioco mette delle condizioni in cui il DRS è abilitato, però le condizioni sono da bagnato, a me sembra quasi queste condizioni qui, bisogna vedere quasi i tiri. Lyon è box per Lyon, vediamo se adesso piove forte,
Adesso piove forte, va anche Zinno. Siki, vediamo, va anche lui. E adesso grosse difficoltà. Vediamo se Dieghito, anche se continua Dieghito, continua Diego. Continua Diego. Certo non sarà facile. No, no, vai box, sbagliato io. È Gianni che continua. No assist anche. Ora salvo Snake. È ritornato secondo con Snake che esce. DRS sì, disabilitato. Poi pista bagnata, ecco. Arriva adesso l'indicazione da parte della direzione di gara. DRS. E qui salvo se la giocano qua, Adesso Leo e Snake se la giocano. Sì. Sono in terza e quarta posizione, sono i primi due con Panico. Vediamo se ha intermedia Panico. Sì, mi sembra di sì. Antonio c'ha intermedia. Zinno, Siki penalità. Dario anche lui, settimo con Siki, che anche in intermedia. Ma che gara sta uscendo via. Adesso no assist. E lì naturalmente sarà davvero difficilissimo perdere 5 secondi a giro. Attenzione, arriva quasi a contatto Snake. Zinno penalità, attenzione adesso Leon riesce a passare, naturalmente no assist lì senza gomma praticamente con Snake che passa anche no assist, credo che si debba fermare no assist perché o magari tentare, ma lì è pista bagnata, diventa difficile. Continua, incredibile. Continua. Anche Gianni, non si è fermato, ma a 6 secondi, 29esimo giro, ma recuperano quasi un secondo, forse anche di più. Salvo, mancano solo 3 giri, se rientrasse adesso ai box perderebbe 20 secondi e non so quanti ne riguadagnerebbe. Quindi è giusto rimanere in pista, però certo rimanere. Sarà davvero di... Gianni 3 secondi di penalità, Gianni 3 secondi, non ci volevano questi 3 secondi perché poteva sperare, magari nel... Guarda quando gli hanno preso, da 6 secondi è passata a 2, 4 secondi. Salvo, no. Qua rischi proprio Salvo di non completare la gara qua. E adesso guarda, è Pozzanghera. Arriva largo Leon. Con Gianni adesso che naturalmente in accelerazione. Fa da tappo. Le due frecce tricolori, anzi le due frecce astronauti. Arrivano il tamponamento, doppio tamponamento a parte di Snake con Leon. Col povero Gianni che si è trovato con queste due vetture che l'hanno sverniciato, trovato in mutande. Gianni, ma guarda Panico quanto sta recuperando. Attenzione a Panico perché non è lontano da Snake e Leon, a 2 secondi, 1 secondo e 8, ma sta recuperando tantissimo Panico. Incredibile, anche gara strepitosa di Antonio. Vai box Gianni, ormai non ce la fanno più le gomme. Con Zinno che è in quinta posizione, Siki lì con no assist, Dario Siki ormai no assist anche lui, vai box. L'hanno tentata ma non ci sono riusciti. Attenzione Snake, che controllo di Snake, li sta provando tutte, attacco lì alla variante, stanno tentando all'ultimo di cercare di naturalmente riprendersi il sorpasso. Leon sta difendendo, sta cercando la prima battaglia vera questa in casa Astra, non c'è ordine di scuderia qui, no battaglia vera. Attenzione ancora, perché cerca una difesa estrema con deve avere Snake. Attenzione, Pasquale deve avere pazienza, non è questo il tempo e il luogo per l'attacco. Sì, deve cercare naturalmente di trovare uno spiraglio nell'accelerazione, sì, forse mi sembra meglio con Leon che copre la parte interna. Adesso sono molto vicini, vediamo in accelerazione, si scende verso la rimassa lì, un altro punto dove potrebbe tentare un attacco, anche se lì è difficile perché poi vai a, si butta dentro quasi. Snake cercava un sorpasso ma non lo deve fare lì perché vedi quanto perdi tantissimo. Adesso è Pozzanghera Imola, alza tantissima pioggia. Vedi, se non attaccava in quel punto no, poteva rimanere attaccato. Adesso qui Salvo deve costruirsi questo giro, deve cercare di rimanere più francolato a Leon,
e uscire dall'ultima curva con dei vicini tipo a 4 decimi, a 3 decimi, stare il tutto per tutto sul rettilineo. E arriva larghissimo lì, Leon è arrivato molto largo, difende con i denti questa prima posizione. Certo, bisogna vedere anche poi track limits, perché lì l'ho visto abbastanza largo. Panico è terzo a 6 secondi, con Zinno quarto, occhio perché Leon adesso c'è Snake, le acque minerali lo affianca, ma lì sarebbe stato patatrack, sarebbe stato patatrack. Ecco lì, e questo è l'errore che commette secondo me Snake nel tentare di cercare il sorpasso in quel punto, perdendo quei 2-3 decimi che invece li deve mantenere per poi dopo in accelerazione cercare di superarlo. Ma se lì tenti l'attacco e poi devi frenare, ovvio che non ce la fai. Cliff, problemi per lui. Ok, perché adesso è molto vicino. Snake controllata, derapata di Snake. 31esimo giro, inizia l'ultimo giro. Ora è distante Snake. Ora è distante Snake. Ma va bene anche un secondo posto per Snake. Secondo me non se la mette via. Secondo me non se la mette mica via qua, buon Pasquale. Ma a me ora l'ultimo giro tenta un altro attacco, secondo me. In generale, peccato, 3 secondi di penalità anche lui. Dario per adesso è l'unico pilota insieme a Noah Assist. Guarda dov'è Salvo, senza... guarda dov'è. Molto vicino. Adesso potrebbe... Ma c'è bandiera gialla, non può neanche superare. Cliff, bandiera gialla primo settore, siamo nel secondo, quindi potrebbe tentare l'attacco. Attenzione, sì, perché Cliff è molto vicino. Molto largo qua, sì. Ecco, qui che non, secondo me, sbaglia. Contatto tra Snake e Leon. Con Snake che prende 3 secondi di penalità. C'è stato il contatto. Lì arriva Panico. Incredibile. Occhio a Panico che potrebbe adesso sorpassare Leon. Sì, perché adesso Panico è molto vicino con Leon che difende. Naturalmente sarà difficilissimo lì cercare di prendere la posizione, con addirittura anche Zinno che è arrivato con 6 secondi di penalità per Snake, che ha preso anche penalità lì. Occhio perché sta difendendo, quindi è molto vicino. Arriva Snake sul traguardo primo con Leon che prende la posizione, arriva Panico terzo, Zinno quarto, Siki. Vediamo se Siki riesce a prendere la quinta posizione, Nava sesto, settimo Dario, occhio perché potrebbe recuperare qualche posizione, no, non ce la fa, Endri, settimo, ottavo, Gianni nono, Tappo decimo, anche se deve arrivare Gianni al traguardo, arriva adesso Tappo Gaming. Che controllo, che derapata per Francesco. Controllo in derapata per Tappo Gaming, che arriva in decima posizione. Un ottimo Diego Generale, undicesimo. Che gran gara di Diego, bravo Diego. Undicesimo, no assist, dodicesimo. Un po' arrivano un po' tutti gli altri, ma pesa tantissimo quel contatto tra Snake e Leon. Peccato. Da rivedere. Sicuramente in casa Aston se ne parlerà. Sì. Andiamo a vedere allora l'ordine d'arrivo con Snake. In prima posizione, Leon secondo, poi Panico, Zinno, Siki, Nava, Dario, Endri, Gianni, No Assist, Tappo Gaming, Graziano, Petracam, Generale, Upip, Cliff, Ciccio e Mark Free. Questo è l'ordine d'arrivo. Io direi breve spot e poi torniamo qui per sentire i protagonisti della gara. Down. I am the memory tracking.
Ok, allora amici, aspettiamo se entrano, vediamo i ragazzi, se no chiudiamo qui, forse sono un po' stanchi, anche Erminio mi ha scritto che non ce la fa nell'intervista. Ecco, qua c'è Leon, aspettiamo pure Panico. Allora, partiamo allora con Giuseppe. Allora, Giuseppe, ci sei? Ciao, ciao Allora, Salvatore, sì. buonasera, buonasera Giuseppe. Allora, che gara finale un po', diciamo, da brividi sotto questo punto di vista. Certo, pesa tantissimo questo contatto con Snake. A parte il contatto, devo dire che sul bagnato vi siete trovati davvero molto bene. Non avevate grosse difficoltà. Oddio, no, un pochettino faticavo sul bagnato, Ecco, forse. però Snake ne aveva qualcosina in più sul bagnato, però non è un buon motivo per buttarmi fuori, Eh cioè sì, siamo all'ultimo giro. un contatto che Questo naturalmente. significa, il campionato l'ha già vinto, siamo alla quarta gara, non c'è avversari, io salto 6 gare su 18, una gara c'era bisogno di far così. Un contratto che sicuramente sarà, diciamo così, poi oggetto di valutazione, ma a parte, diciamo, quello, volevo chiederti la strategia che hai adottato, questa bianca gialla che io onestamente, diciamo così, non prediligo in partenza, però devo dire che in gomma bianca sembrava addirittura che ne avevi di più rispetto agli altri piloti in gomma gialla, perché c'è stato un momento in cui Diciamo addirittura ne avevi che una più. la bianca qui è la gomma più forte, c'è chi predilige metterla alla fine e chi metterla all'inizio. Io pensavo onestamente che mettendola alla fine e poi montando una gialla fresca non avrei perso tutto questo tempo essendo infatti non perdevo molto da No. Snake, Snake mi recuperava 2 o 3 decimi al giro, però pensavo che una volta che avessi messo la gialla sarei andato molto più forte. Infatti, così è stato. Nel momento in cui è uscita la safety, ho messo la gialla, è uscita Gialla. giro 18. Purtroppo è arrivata la pioggia perché io avevo già 3 secondi e mezzo di vantaggio su Snake. Insomma, è Sì. andata così, dai. Sì, è andata così, però devo dire abbastanza buona. Ecco, quello che volevo anche chiederti era il discorso della pioggia, cioè lo sapevate che doveva piovere a fine gara, quindi già era una cosa che. Speravamo di no, però In effetti. In effetti lo diceva il meteo. è entrata la pioggia e abbiamo visto molte, diciamo così, difficoltà. Non c'erano, diciamo, molti piloti che erano un po' in panico, ecco, sotto questo punto di vista. Però bravo Giuseppe, ha fatto un garone. Al netto, diciamo, di quell'episodio con Erminio, che poi sarà valutato. Aspettiamo solo Panico, vediamo se riesce a entrare, che mi ha detto che dovrebbe arrivare. Vediamo se riesce a entrare. Vediamo se riesce a entrare Panico, che sta arrivando, che lui ha fatto davvero anche un'ottima gara. Ecco, nel momento in cui pioveva e tu avevi gomma da asciutto, qualche giro, diciamo, l'avete fatto. Ecco, non, diciamo, non avete rischiato, perché poi nel momento in cui il DRS è stato disabilitato, tu sei entrato immediatamente, quindi hai Diciamo colto. che ho aspettato un giro di troppo, dovevo rientrare un giro prima, però io diciamo che sono anche un pilota che ci metto un po' a prendere confidenza con il bagnato, quindi avrei sofferto Sarebbe. comunque, cioè mi sarebbe arrivato comunque Snake sotto in poche parole, perché io ci metto un po' di più, infatti i primi giri sono andato molto piano, un po' cauto e poi alla fine, cioè, sarebbe andata uguale, insomma, Sì, secondo il mio punto di vista.
Sì, vabbè, è chiaro che pensa, perché poi lui, diciamo, ha tentato di attaccarti in punti un po', io lo dicevo in live, in punti un po' strani, perché lì all'Acquaminerale è difficile, cioè complicato, meglio forse in accelerazione, perché magari, sai, in accelerazione riesci ad avere un po' più di padronanza, un po' più diciamo, di sangue freddo rispetto magari al pilota che magari è un po' più timido, però lì è davvero difficile, poi senza DRS diventa impossibile passare in una pista. Quest'anno questo gioco poi tra l'altro non offre tante possibilità Diciamo che anche questa qui era una pista dove è difficilissimo passare, perché l'unico punto di sorpasso chiaro secondo me è curva 1, curva 1, sì. e poi sorpassare in altri punti della pista non si riesce perché sono tutti punti veloci. Forse l'unico altro punto di sorpasso può essere la Tosa, si chiama Tosa il tornantino, penso, quello Sì, che gira verso sinistra in salita, esatto, sì, la dunque che sia Tosa la lì è un altro, sì, è un altro lì, subito dopo la variante del Villeneuve, lì la Tosa, Io lì secondo me non ci potrebbe sono esserci. altri punti di sorpassi, non ci sono altri punti di sorpassi, non ci sono altri punti dove puoi stare sia all'esterno che all'interno, perché lì una volta che il tuo avversario ti chiude l'interno tu non passi, sei in una curva veloce, se provi a stare esterno non passerai mai, per forza c'è Diventa troppo una differenza di velocità, sì. difficile. Va bene, allora Giuseppe, faccio i complimenti per la gran gara, al netto, diciamo così, Grazie. dell'episodio che comunque diciamo sarà sicuramente sotto investigazione. Bravo Giuseppe, un'ottima gara e ma chissà, potrebbe arrivare la prima vittoria, anche se sub giudice, però non, sempre vittoria è, perché comunque hai, diciamo, dominato la seconda Grazie. parte di gara, quindi davvero si vedeva che ne avevi oggi un po' di più su, diciamo, il resto della truppa. Bravo Giuseppe, passerei Grazie, grazie mille. ad Antonio. Allora Antonio, che garona, l'esordio, che garona, devo dire, Sì. di Ciao, Antonio ciao. Panico, che garona che ha fatto Antonio. Allora, benino le qualifiche, bene, diciamo, la prima parte di gara, poi c'è stato forse qualche piccolo problema, ma super, devo dire, sul bagnato eri davvero stellare, sembravi, diciamo, sembravi Verstappen di ieri, una cosa roba allucinante, tenevi il passo di Giuseppe di Snake, che non è facile, quindi raccontaci, insomma, questa esperienza elite ti sta piacendo, ecco, Sì, raccontaci molto un perché po'. quest'anno. Sì, molto perché quest'anno io, cioè, ho tolto tutti gli aiuti e ho deciso di correre, cioè, in elite. Mi sono divertito molto, devo dire la verità, è stata una bella gara. Soffro sempre un po' in qualifica, ma in gara riesco ad essere più veloce e costante. Più determinante, una volta Più che si determinante. acquista pure Non ti capisco. la qualifica, L'esperienza di qualifica. diciamo che anche io sono di questa pasta, le qualifiche non sono il mio forte, però purtroppo che dobbiamo fare? Non siamo tutti, diciamo così, dei professionisti. Leon Eh beh, certo. Snake ha fatto 1.14, Mamma anzi mia, 1.13, 13 l'unico e 8 ha fatto. pilota a scendere sotto il numero del 1.14, quindi già siamo in tempi stellari. Questo è un complimento mio. Anche tu hai anticipato un po' la sosta, perché forse sei stato uno dei primi ad entrare per mettere le gomme da bagnato, le gomme intermedie. Sì, US Ecco. Snake. Poi vi siete trovati un po' nel traffico, quindi lì era un po' Ah, sì. complicato uscire sotto questo punto di vista, però poi siete stati bravi a non perdere, diciamo, la pazienza, la calma e nel cercare naturalmente di avere così l'occasione giusta. Come hai visto tu, diciamo così, la gara sotto questo punto di vista, l'imprevedibilità della pioggia? Ecco, ho fatto la stessa domanda a Giuseppe. Sapevi grosso modo che pioveva a fine gara, quindi eri preparato. 21esimo giro, io ho fatto gialla gialla, quindi poi ho fatto la verde, Ah, cioè ecco, l'intermè. la tattica dell'astuto Panico. Ecco, non riuscivo a capire, perché ricordiamo ai nostri amici che C'è naturalmente bisogno di. stanno sentendo la live, che quando la direzione gara decreta, gli istituti di pista decretano pista bagnata, che lo si fa con il messaggio che vedete DRS disabilitato, ecco, lì in Vietato, quel esatto. momento non c'è più Non c'è bisogno di bisogno di fare.
sdoppia di smarcare la gomma di partenza. gomma. Quindi un po' la regola è questa di Formula 1. Quindi diciamo, è stato bravissimo allora Dario Apevo. scusami, Antonio, nel diciamo così, montare la doppia gomma gialla e poi opzionare per la intermedia. Bravo, bravo Antonio, una super gara. Complimenti naturalmente a Giuseppe, complimenti anche a Snake. Naturalmente c'è quel contatto che poi sarà oggetto di investigazione. Che dire, una strepitosa gara, ci siamo divertiti, è stata molto emozionante. Ringrazio naturalmente il buon Stefano, che deve scappare perché domani lavoro presto, il buon Ivano, che già mi sta lanciando messaggi di stacca, stacca, stacca. Ci Quattro rivediamo. minuti. 4 minuti, io fino a mezzanotte, diciamo, 3 minuti in questo momento, c'ho il contratto, dopodiché devo pagare dazio. Faccio i complimenti a tutti i ragazzi in pista perché non è stato facile, poi con la pioggia naturalmente qualche errorino di pista ci può essere, ma quello purtroppo fa parte del gioco in quelle condizioni un po' climatiche. Ricordiamo che abbiamo finito Canada, scusate, Imola, e domani si va a Montreal per l'F4, altra pista dove il bagnato potrebbe essere alle porte. Un saluto a tutti, amici, un abbraccio e saluto anche Dario, gran gara anche di Dario che è entrato adesso. Dai, 2 minuti, Dario, raccontaci come l'hai Ciao a vista tutti. questa gara. Hai 2 minuti perché poi Ivano ti taglia. Un po' di fatica, Poi sai il inconveniente che ho avuto, c'erano piccoli quindi. problemi, diciamo, alla pedaliera, però sei riuscito a sistemarlo, devo dire bene, nella parte centrale della gara, col bagnato Sì, forse. perché ho avuto qualche problema in qualifica, quindi sono partito un pochettino troppo indietro. Poi avevo il passo per andare più veloce, ma ero in mezzo al gruppo che erano tutti dietro DRS, quindi veniva complicato pure a superare. Eh E sì. la pioggia non ha aiutato alla fine, perché non ho girato per niente sul bagnato, quindi ragazzi, allenatevi anche sul bagnato. Eh sì, E specialmente in quello mi Canada. ha danneggiato. E poi Peccato. l'ultimo giro ero quinto, però con le penalità di Nava e Siki, ma ho fatto un piccolo errore e sono uscito fuori 3 secondi, quindi Peccato, 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 peccato. dai, Però dai, peccato. contento, è andata bene. Eh sì, Sono eh sì. divertito. Stare in gruppo Bravo. alla fine sono stati tutti tranquilli, nessuna sportellata, quindi È stata niente una da gara dire. bella, bella, certo poi dopo con la pioggia qualche errorino si è visto in pista, ma che vuoi, è ovvio che con la gomma da asciutto tenere il bagnato non è facile. Un minuto Anche al termine. io nel dubbio come Antonio, montare la gialla o la bianca. Ho deciso di fare un giro in più, confronto a lui, e montare la bianca, nella speranza che non arrivasse la pioggia, o negli ultimi giri come hanno provato Gianni e qualcun No altro a rimanere qua assist, fuori. no assist, ma non sono Non durati ha tanto. pagato, Non ha non ha pagato, pagato. assolutamente. Forse se sarebbe stato un giro in meno, forse sì. Va bene, ma ormai con i Quindi. se e con i ma non si Sì, vince ma la gara, diciamo, complimenti ormai comunque al podio, almeno questo credo che assolutissimamente sì. sia la regia come al solito. Assolutamente sì, Snake, Leon e Panico. Questo è il podio della gara qui a Imola. Faccio un saluto a tutti, ringrazio naturalmente tutti gli amici in live che si sono goduti lo spettacolo. Chiudiamo battenti e domani riapriamo Canada per round 5. Buonanotte a tutti, ragazzi.